al Mariani Pavone sfida con obiettivi totalmente diversi il Pineto per inseguire il treno playoff. I nerostellati per rincorrere una salvezza impossibile. La spuntano i Peligni che conquistano la seconda vittoria consecutiva in trasferta dopo il successo nel recupero sul campo del San Marino. Pronti via e al decimo i biancazzurri passano. A fondo di Ciarcelluti la sfera arriva a Tomassini che dall'area piccola a porta spalancata non può proprio sbagliare. Il match cala di intensità. Al 27esimo su calcio d'angolo svetta Mariani, colpisce però solo la traversa. La legge del calcio, come sempre, è spietata. 10 minuti dopo Bruni artiglia un pallone sulla tre quarti, capolavoro sotto l'incrocio che gela il Mariani Pavone. Il gol sveglia i padroni di casa che si riportano in avanti al 42esimo. Azione fotocopia di Ciarcelluti che penetra in area, arriva sul fondo e scarica al centro nuovamente per Tomassini che anche questa volta deve solo insaccare. Lezione imparata neanche per sogno. Nella ripresa pareggio immediato degli ospiti, filtrante per Bruni, giacchetta respinge ma arriva sulla ribattuta Owachi che scarica in fondo al sacco il gol del pareggio. Il Pineto perde la testa e concede campo ai nerostellati. Al 60esimo manovra avvolgente, capitan Pacella di prima intenzione confeziona il secondo eurogol di giornata. Bellissima la conclusione del capitano Peligno che porta in avanti i suoi nello stupore generale. Mister Amauro prova il tutto per tutto inserendo addirittura 5 punte ma esponendosi così a contropiedi brucianti. Al 90esimo Bruni a porta spalancata fallisce il gol partita. Nell'ultimo dei 5 minuti di recupero Pezzotti beneficia di un rimpallo ma la sua conclusione è solo alta. Non succede più nulla, colpo gobbo dei nerostellati che vincono per 2-3, una vittoria che dà una flebile speranza di salvezza alla formazione di mister Di Corcia. 3 gol subiti in casa e tante cose da rivedere per il Pineto che esce dalla sfida ridimensionato in obiettivi stagionali e morale.